Hanno voglia, sentono l'esigenza di raccontare alla città tutto ciò che fanno, tutte le delibere approvate, a tratti anche i pensieri ed i respiri. La nuova giunta, la cosiddetta giunta politica, ha compreso che deve riconquistare il rapporto con i cittadini, arrivato ormai ai minimi storici. Il modo per poterlo fare è comunicare, parlare attraverso la stampa, i mass media, i social con tutti gli elettori. Ma quando la comunicazione non è organizzata diventa una torre di Babele. Il forte impulso ad afferrare un microfono e parlare, apparire sulla homepage di un social o di un online, oppure ad apparire con la fotografia in prima pagina su un quotidiano, deve essere contemperato dal giusto modo nel farlo. Fiumi di inchiostro sono stati consumati dalla letteratura sul punto. Fermo restando che l'unico modo corretto per parlare con la città e i cittadini è l'informazione istituzionale e dovrebbe avvenire attraverso l'ufficio stampa che al momento è cristallizzato, congelato nelle sue funzioni, ma questa è un'altra storia, ma in realtà sarebbe la vera storia da raccontare. Dall'altro lato, ciascuno fa quello che può. Giustificato il vice sindaco Vito Margherita, che nelle more del ritorno dalle vacanze in Sardegna del sindaco ha dovuto affrontare per informare tutti i cittadini dell'emergenza idrica a Santa Barbara, degli sviluppi sull'emergenza rifiuti. La stessa parola impone il silenzio sulla polemica, emergenza. Per il resto, la normale amministrazione è stata affidata ai rapporti personali con i giornali, alle telefonate un secondo prima che le cose accadano, una sorta appunto di torre di Babele dove ciascuno, per un fine superiore, quello di informare i cittadini, fa da sé, senza un comune filo conduttore, un piano di comunicazione serio che vada di pari passo con il progetto di città, quand'anche uno ce ne fosse. Quando la stessa notizia esce da più fonti, come lo dobbiamo chiamare? Ansia da prestazione? Voglia di fare? Qual è il sottile confine che passa tra l'esercizio abusivo della professione mandando comunicati stampa da uffici non preposti come l'ufficio stampa, la necessità di parlare con la città e la confusione organizzativa?